in questo momento di emergenza sanitaria stiamo facendo questo tutorial per spiegare le principali caratteristiche di una vettura. In questo caso parliamo di una I10. I10 vi faccio vedere subito per quanto riguarda l'apertura delle porte. Abbiamo il telecomando con i tre tasti per apertura e chiusura. Basta pigiare sul tasto dell'apertura, si sblocca la chiusura centralizzata, dopodiché entro e apro. La prima cosa da vedere è subito sul pannello porta abbiamo i comandi dei vetri elettrici, lato guida e lato passeggero, e il comando per la regolazione degli specchietti retrovisori che sono elettrici e riscaldabili. Entrando più nel dettaglio, trovo sulla parte sinistra in basso tutto ciò che sono i comandi di assetto dei fari, la regolazione dell'assetto dei fari, il tasto per disattivare l'ESP, che è il controllo elettronico di stabilità, il tasto per controllare la pressione delle gomme del veicolo e su questa macchina, anche se è una I10, abbiamo anche il tasto per disattivare o attivare il lane assist. Il lane assist è il sistema di mantenimento corsia che sui 10 è sia attivo che passivo, nel senso che lo posso settare in modalità attiva. La macchina mi mantiene sempre e soltanto il centro della carreggiata, quindi pur volendomi spostare verso sinistra o destra, la macchina mi corregge il volante per farmi rimanere sempre al centro della carreggiata. Il sistema invece passivo non fa altro che avvisarmi qualora mi dovessi avvicinare o sulla linea di carreggiata sinistra o quella di destra, ma non mi fa nessuna correzione al volante. Nel volante, in questo caso qui, troviamo sulla parte sinistra tutto ciò che è comandi della radio, dei media. In questo caso abbiamo comando dei volumi, risintesi vocale, tasto mode per passare a una fonte musicale diversa da radio, e poi nello specifico vedremo dopo. Tasto per selezionare le stazioni della radio memorizzate oppure dei brani MP3 che io posso andare a sentire, e poi abbiamo i due simboli della chiamata con Bluetooth per telefonare oppure per riagganciare. In quest'altra parte qui troviamo tutto ciò che è computer di bordo, dove all'interno del cruscotto abbiamo un cluster da 4 pollici, dove vado a vedere tutto ciò che sono consumo medio, consumo istantaneo, velocità. In più mi posso spostare con questo tasto di menu per andare a settare, in questo caso abbiamo pressione lane assist, quello che dicevo prima, oppure l'attenzione livello guidature. Adesso invece passiamo direttamente sulla parte centrale della vettura, quindi il tunnel centrale, dove troviamo i comandi del climatizzatore o dell'aria. In questo caso abbiamo la manopola dove abbiamo la regolazione della temperatura fredda o calda, la velocità della ventola, il posizionamento dell'aria dove preferisco far uscire l'aria all'interno dell'abitacolo. Poi abbiamo il tasto AC che non serve altro che per accendere o spegnere il climatizzatore. Ricircolo dell'aria dall'esterno, quindi non faccio entrare l'aria dall'esterno all'interno dell'abitacolo, e il tasto centrale qui è l'unotto termico posteriore. Attivando l'unotto termico posteriore, come dicevo prima, si attiva anche lo sbrinamento dei due specchietti retrovisori esterni. Nella parte alta troviamo le luci d'emergenza e il tasto di sblocco della chiusura centralizzata, perché la macchina è settata con un sistema di chiusura anti-intrusione, quindi per riaprire la macchina, per far entrare qualcuno durante la marcia, eventualmente devo sbloccare con questo tasto qui. In più, in basso, troviamo il tasto per disattivare lo start e stop. Start e stop, che è la funzione che mi permette di far spegnere la macchina nel traffico, questo per evitare emissioni di sostanze inquinanti e anche per consumare meno nel ciclo urbano. Passiamo adesso per quanto riguarda il display, infotainment, radio e tutto. In questo caso troviamo un display da 7 pollici touch, dove posso comandare sia con i pulsanti qui di lato oppure facendo una pressione sul display relativo a quello che vorrei andare a vedere. In questo caso ho cliccato sul radio, mi metto la radio a pieno schermo, posso andare a selezionare la banda FM, AM o Digital Audio. Posso andare a memorizzare i miei canali preferiti. Posso andare a vedere una lista già di stazioni che la radio riesce a captare dove sto, quindi automaticamente, senza che faccio la ricerca, scorro, visto che è un touch, sulla radio che voglio sentire, la seleziono e la radio mi passa a far ascoltare quello che voglio sentire.
In più abbiamo il tasto menu dove posso andare a dare dei comandi, dove posso attivare le informazioni sul traffico, posso dare preferenza alle stazioni locali, oppure posso commutare in automatico la digital audio oppure no. In più abbiamo il tasto per impostazioni audio dove posso andare a selezionare tutto ciò che è il mio equalizzatore, quindi posso andare a selezionare gli alti e bassi in base a quello che mi piace, come mi piacerebbe ascoltare la radio. Ritorno premendo il tasto radio qui sul lato, ritorno con il display sul menu radio. In questo caso ho il tasto media. Media praticamente mi fa passare a una fonte musicale diversa da quella della radio. In questo caso parlo di MP3, dove lo posso collegare a una presa USB qui in basso. Quindi poi selezionando media, la radio mi passa automaticamente sull'MP3 e io vado a comandare i brani di quel singolo MP3. Questo è un tasto di preferiti, dove io posso andare a mettere in questo tasto qua quello che io voglio vedere subito a video. In questo caso posso selezionare telefono. Abbiamo qui i tasti per la ricerca delle frequenze e i tasti per il setup di tutto il sistema, quindi connessione dispositivo, questo per il Bluetooth, avanzate, generale, il settaggio del suono. Se volessi passare alla connessione del Bluetooth della radio, non devo far altro che andare su connessione dispositivo, in questo caso connessione Bluetooth, non c'è nessun dispositivo, ovviamente attivando il dispositivo Bluetooth sul mio telefono, facendo aggiungi nuovo, la radio mi passa in automaticamente alla ricerca di un dispositivo Bluetooth da associare. Sul mio telefono troverò la voce i10, faccio associa, mi genererà un PIN che dovrebbe essere lo stesso, in automatico poi mi si collega automaticamente sul dispositivo della macchina, quindi tutte le volte che entrerò in macchina con il Bluetooth sul telefonino attivato, la radio il Bluetooth si connette automaticamente al mio telefono, quindi non devo fare altro dopo che comandare il tutto con i comandi che trovo sulla razza sinistra del volante. Andando qui ovviamente avrò tutto ciò che è menu del telefono, quindi registro chiamate, rubrica, chiamate perse, chiamate ricevute e quant'altro. Il sistema inoltre è dotato anche di Apple CarPlay Android Auto, quindi la connessione al mio telefono, quindi tutto ciò che è Google Maps, navigatore, piuttosto che messaggistica, con WhatsApp o messaggi normali, li vado a collegare con il cavo di connessione o di ricarica del mio telefono, sempre sulla presa USB che dicevo prima, dove c'era attaccato anche il lettore MP3. In questo caso basta collegarsi sul proprio telefono un'applicazione, se è un telefono Android mi devo scaricare l'app Android Auto, invece se si tratta di un dispositivo iPhone, Apple CarPlay Android Auto già è precaricato, quindi non mi devo scaricare nulla. Quindi ogni volta che attacco il mio cavo USB qui al mio telefono, sul display mi comparirà l'Android Auto o l'Apple CarPlay. Passiamo adesso alla parte posteriore di rifornimento del veicolo. In questo caso trovo il cassettino portaoggetti che lo apro dall'interno con la levetta che si trova qui in basso, la tiro su, mi si apre il cassettino per il rifornimento, c'è il suo tappo, ovviamente poi faccio il rifornimento come sono sempre stato abituato.